unfold in. Seems like the whole world is losing. How do you stop yourself from giving in? Seems like the whole world is crying. Paolo, iniziamo con una domanda semplice. Cosa fa oggi Paolo Maldini? Faccio papà, curo diciamo i miei affari e devo dire mi prendo anche un po' di tempo per me, per le mie cose, per i miei amici e per le cose che magari non sono mai riuscito a fare durante la mia carriera. È stata una scelta, quella di farmi una vacanza lunga e poi staccare completamente col mondo che mi ha dato tanto e rilassarmi anche un pochino, anche perché veramente sono stati 25 anni molto intensi. Sei ancora in fase di scarico, cioè nel senso, sei ancora un po' stanco per i tuoi 25 anni di carriera? No, devo dire che adesso no. È una stanchezza un po' anomala, non è una stanchezza fisica, poteva essere una stanchezza mentale, ma la lunga vacanza, ho finito la stagione veramente distrutto, veramente non solo fisicamente ma soprattutto mentalmente molto molto provato. Una volta tornato dalle lunghe vacanze devo dire che mi sono abituato a dei ritmi diversi, facendomi da solo il programma giornaliero, e questo mi ha aiutato naturalmente ad avere un tenore di vita diverso e a dimenticare quello che è stato in questi anni. C'è stato anche solo un giorno in cui hai detto, però un anno ancora forse potevo giocare? No, sinceramente no. No, perché non posso avere nessun tipo di rimpianto, avendo smesso 41 anni, avendo smesso secondo me nel momento giusto. E devo dire che non sono neanche mai stato tentato dai tanti inviti che mi sono stati fatti da parte di amici e compagni, anche se a livello fisico mi sentivo molto bene, ma era assolutamente era e doveva essere la mia ultima stagione. Se non sbaglio, ma se sbaglio correggimi, ti è rimasto il calcio a 7 però adesso. Sì, adesso faccio tutti gli sport. Ho iniziato col pugilato, anzi continuo a fare due volte a settimana pugilato ed è veramente un impegno che mi piace molto, uno sport completamente diverso. In un ambiente completamente diverso, dove io praticamente non c'entravo niente, ma adesso mi sento assolutamente a mio agio. E poi ogni tanto gioco a tennis e il sabato ho la classica partita tra amici, sabato mattina alle 11, che è una via di mezzo tra calcio e calcetto, un calcio a 7, credo che sia un compromesso giusto per chi ha corso tanto negli anni. Cerco di giocare pochissimo in difesa perché sinceramente non mi piace, l'ho fatto per tutta la vita, anche se ho avuto la possibilità di attaccare molto nella mia carriera, però mi piace diciamo giocare molto il pallone e di conseguenza vado verso l'attacco. Un passo indietro, hai detto che hai iniziato a fare box, su quel sacco quando tiri i pugni, vedi la faccia di qualcuno? Questa è una domanda cattivetta, no. Oppure vedi solo il sacco? No, guarda, io ho finito, anche se gli ultimi giorni sono stati un po' particolari, un po' travagliati, ma ho finito veramente in maniera molto, molto serena, proprio per quello che ti dicevo prima, perché era giunto veramente il momento di smettere, ho avuto tutto da questa vita e non ho nessun tipo di rimpianto. Quanto durerà la pausa ancora? Per che cosa? Per la tua pausa dal mondo del calcio? Ma questo non lo so, perché non dipende solo da me,
Diciamo che non mi aspetto niente, anche perché ho sempre cercato di prepararmi a questa evenienza senza dover aspettare l'aiuto di praticamente di nessuno. Quindi ho i miei affari, ho le mie cose, ho i miei hobby. Da questo punto di vista non mi manca, diciamo, il lavoro quotidiano. Nel futuro vedremo, insomma. Proposte legate al mondo del calcio ce ne sono state tante. Dopo 10 giorni sono andato a parlare con quelli del Chelsea, quindi a parte che era una cosa un pochino prematura, però poi ne ho avute tante altre. Che ne dici un paio? Perché di te veramente non si è più saputo, c'è la curiosità. Cosa avresti potuto fare? Addirittura l'idea di andare ad allenare una nazionale che andrà ai mondiali. Proprio il massimo. Qual era? Mi era stata proposta di, adesso magari non è bello dirlo perché c'è un allenatore che, però una nazionale che si è qualificata per i mondiali voleva avere me e un'altra persona come allenatore. Quella del Chelsea, poi insomma, dalla federazione ogni tanto ci sentiamo. Ho calmato anche un attimino io gli animi, le proposte, perché veramente volevo fare un anno proprio al di fuori di questo mondo. Io ti faccio una domanda diretta, quella che la fanno un po' tutti. Perché Paolo Maldini non è al Milan adesso in un ruolo dirigenziale? Ma in primis perché non mi è stato proposto niente, perché la verità è questa. E poi magari anche questa mia scelta comunque di allontanarmi perlomeno fisicamente, no, da quello che è l'ambiente dove ho vissuto per tanti anni, forse ha determinato anche questa mancanza di proposte da parte della mia società. Naturalmente l'allontanamento è solamente fisico, ma io con Leonardo e con parecchi giocatori mi sento molto spesso. Sono andato a trovarli una volta sola prima del Real Madrid, ma proprio per scelta, non perché non avessi avuto voglia, diciamo, nel passato. Loro mi invitano sempre, devo dire che da questo punto di vista sono stati sempre molto gentili e affettuosi con me.